Allora, il convegno di oggi infatti si focalizza su questi aspetti. Allora, sul risk assessment, il dottor ingegner Riccardo Fona della Fragma ci farà una panoramica su come affrontare dal punto di vista della valutazione del rischio tutto quello che è legato al danneggiamento della cyber security. C'è anche una possibilità di valutare delle coperture assicurative molto specifiche ed estese per i danni provocati dagli attacchi informatici. Alcune aziende le hanno, ma molte non li trascurano. Ecco, tenete conto che quando c'è un attacco informatico importante, il danno per l'azienda può essere molto elevato e quindi una copertura assicurativa certe volte può garantire la continuità dell'azienda in maniera più sicura. Il nostro signor Robetta, che si occupa proprio di cyber, del nostro centro Profinet, siamo centro Profinet nazionale, quindi vi farà una panoramica sulla cyber security e in maniera molto pratica darà anche qualche consiglio, no, sull'architettura, su semplici tecniche, che non sono ovviamente il tutto, cioè tutto quello che serve, ma comunque sono gli strumenti base per ridurre i rischi legati a questo danno. A questi attacchi. Noi facciamo una serie di operiamo normalmente come CSMT, quindi operiamo soprattutto per grandi aziende, grandi impianti, per cui facciamo certificazioni, facciamo anche valutazione e diciamo riduzione del rischio legato alla cybersecurity. Ecco, infine, e poi in realtà non sarà l'ultimo, ma il penultimo, ci sarà un'illustrazione direi quasi filosofica di Giancarlo Turati, che è il CEO di Fasternet, e ci darà una visione un po' olistica della cyber security vista dall'alto, diciamo, in maniera strategica. Niente, io lascerei la parola a Alice allora per i primi. Vi ringrazio della partecipazione numerosa ancora e vi auguro una buona mattinata. Sì, grazie Federico. Io ho già passato il ruolo di relatore a Riccardo. Possiamo iniziare con il webinar. Grazie Licia, grazie a tutti per aver partecipato a questo webinar. L'obiettivo del mio intervento è quello di dare un'idea di quello che dovrebbe essere un approccio moderno alla sicurezza delle informazioni e spiegare qual è l'importanza dell'analisi del rischio. Prima di iniziare, è bene però inquadrare il problema, perché si parla tantissimo di sicurezza delle informazioni, di cyber security, ma bisogna capirne il motivo. Il primo motivo è che il numero di incidenti sta aumentando drasticamente nel corso degli anni. E questo è un problema nel momento in cui genera delle perdite economiche. Si stima che in Italia un attacco costi in media sugli 8 milioni di euro a un'azienda. L'altro aspetto fondamentale è la tipologia di attacchi che stiamo vedendo. Se in passato si parlava di attivismo, di spionaggio industriale, di guerra tra governi, ormai da anni il trend è quello di avere attacchi generati dal cybercrime, il cui obiettivo è sostanzialmente quello di guadagnare in modo illecito del denaro dagli attacchi. La conseguenza di questo è che non ci sono dei target specifici per motivi etici o qualsiasi altro motivo, ma vengono attaccate il maggior numero possibile di aziende scegliendo quelle più deboli. E quelle più deboli molto spesso sono il settore SMB, perché per sua natura e per sua cultura è quello che ha meno budget e meno risorse a disposizione per garantire la sicurezza dei propri dati. L'altro aspetto importante da evidenziare prima di partire è la differenza tra cyber security e information security. Molto spesso si parla erroneamente solo di cyber security e le aziende si occupano solo di cyber security. Ma questa è legata ai soli aspetti tecnologici, agli antivirus, l'endpoint security, i firewall e così via. In realtà, per proteggere adeguatamente le proprie risorse, bisognerebbe parlare di information security, quindi trattare la sicurezza delle informazioni a livello di organizzazione, pensando agli aspetti umani, agli aspetti organizzativi, al controllo e così via, perché altrimenti si lascerebbe scoperta buona parte dell'organizzazione. Per questo, quando io parlo di strategie di cyber security anche ai clienti, mi rifaccio sempre a quattro pilastri. Dando per scontato molto spesso la tecnologia, che nelle aziende è il pilastro più solido, parlo principalmente di fattore umano, perché nel 60% di casi di attacchi complessi, il vettore iniziale per l'attacco è la vulnerabilità dell'utente, quindi la sua non consapevolezza delle minacce. Il secondo aspetto è legato all'organizzazione aziendale. L'assenza di policy, di procedure di verifica
è un altro aspetto che mina la sicurezza delle informazioni. Bisognerebbe pensare a un percorso di compliance, a degli standard per essere ragionevolmente sicuri che le informazioni siano trattate adeguatamente. E infine l'aspetto di controllo. Controllo vuol dire sia da un punto di vista tecnico, di verificare l'assenza di vulnerabilità nella propria infrastruttura, ma anche di avere un piano di miglioramento e di verifica di quello che è il nostro sistema di gestione della sicurezza. È chiaro che parlando di sicurezza in questo modo si evidenzia un'attività estremamente complessa, che non può essere limitata ovviamente al solo reparto IT o reparto security nei casi fortunati in cui esiste, ed è anche abbastanza illusorio pensare che, di poter evitare qualsiasi tipologia di attacco. L'ultimo aspetto critico è quello della necessità di indirizzare il budget, perché nessuna realtà opera con un budget illimitato, quindi è necessario effettuare delle scelte su quelle che sono le risorse da proteggere adeguatamente. È in questa ottica che un concetto di approccio risk-based diventa molto, molto utile, in quanto il fatto di effettuare un risk assessment ci permette innanzitutto di identificare tutti i processi che trattano la sicurezza delle informazioni. Quindi di sapere qual è il nostro perimetro di applicazione e per ognuno di questi andare poi a cercare, evidenziare e valutare quali siano i rischi legati a una possibile data breach, corruzione dei dati, perdita di informazioni. In questo modo io avrò una classifica di quelli che sono i miei processi critici e di quali sono le criticità di ogni processo. A questo punto potrò mettere in atto tutte le strategie che consentono all'organizzazione di mitigare questi rischi. Quindi avrò dei controlli, delle contromisure che ho già in atto nella mia organizzazione e delle altre contromisure che potrò andare a introdurre per mitigare il rischio. L'obiettivo è quello di avere un livello di rischio per l'azienda che sia inferiore a quello che viene ritenuto come rischio accettabile. Il rischio accettabile per un'azienda dovrebbe essere quel valore sotto il quale l'impatto di un evento avverso non mi crea un danno irreversibile per il mio business, quindi che mi permette di continuare a operare nel tempo. Il punto è che quando si parla di rischio residuo possiamo avere due scenari. Da un lato posso ottenere che tutti i rischi che ho valutato li abbia portati sotto una soglia accettabile, quindi la mia organizzazione è abbastanza sicura. Poi ho un secondo aspetto. Ho la possibilità in cui il rischio non sia accettabile, quindi nonostante io abbia applicato tutte le misure in mio potere per mitigarlo, ridurre i rischi, quindi di corruzione di dati che vengano persi, vengano trafugati e quindi resi pubblici, oppure banalmente un incidente che interrompa l'erogazione dei miei dati per mancanza di energia elettrica e così via, comunque comporti un danno che sia troppo elevato e non riesco a mitigarlo. E qui ho due scelte. Una è quella di eliminare il rischio, quindi elimino sostanzialmente il processo, l'attività che mi genera questa criticità. Il problema è che molto spesso non è possibile, perché il rischio elevato potrebbe essere dovuto a un processo core che è fondamentale per il mio business. E qua entra in gioco appunto per la prima volta il concetto di polizza cyber, perché a questo punto io posso pensare di trasferire a qualcun altro il rischio, quindi stipulo una polizza come per in caso di incendio o di altri problemi di sicurezza fisica, per potermi tutelare in caso di evento avverso. Questo è il primo vantaggio sostanzialmente di un approccio risk-based. Posso andare a vedere per quali rischi io posso tutelarmi da solo, sono in grado di proteggermi e per quali invece è necessario che io chieda l'aiuto esterno e valuti l'aiuto esterno per poter garantire la continuità della mia organizzazione. Detto così, è tutto molto semplice. In realtà, a partire da zero con un approccio risk-based è estremamente complesso ed è necessario avere un'idea di come farlo. Questa idea ce la può dare lo standard ISO 27001. Lo standard 27001 è sostanzialmente la norma della ISO che si occupa di sicurezza delle informazioni. Quindi definisce come implementare un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni e vede di conseguenza la security come un vero e proprio processo aziendale che deve migliorarsi continuamente, che deve essere pianificato e così via. L'aspetto interessante di questa norma è che il cuore è proprio l'analisi del rischio, quindi
nella famiglia dello standard 27001 viene spiegato come approcciare e applicare il processo di risk management alla sicurezza delle informazioni. In più, la norma ci dà tutta una serie di informazioni su quelli che sono i controlli utili a mitigare questo rischio, quindi non devo essere io a sforzarmi a inventarmi cose nuove, trascendentali e così via, ma la norma mi dà tutte le informazioni di cui necessito. E come vi dicevo, i controlli sono sostanzialmente di tre aree, sono legati alla tecnologia, quindi sicuramente si dovrà parlare di firewall, di antivirus, di segmentazione di rete e così via. Ma parla anche di controlli legati agli aspetti organizzativi di risorse umane, quindi a tutto tondo. Quando parlo di risorse umane, la norma fa riferimento a due, almeno a due aspetti molto importanti. Il più importante è la formazione dell'utente. La norma parla espressamente non solo di conoscenza, ma di consapevolezza, perché altrimenti l'anello debole potrebbe essere appunto l'utente. La norma impone di rendere consapevole l'utente di quelli che sono i rischi a cui si va incontro durante le operatività quotidiane per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni. Per quanto riguarda invece il discorso organizzativo, vi faccio due esempi che secondo me vale la pena su cui vale la pena ragionare sempre. Il primo è l'aspetto legato all'incident response. Quindi la norma richiede che ci sia una procedura scritta con i punti principali delle attività da svolgere in caso di incidente informatico, che sia esso causato dall'esterno, da un danno hardware o così via. Questo è un aspetto secondo me fondamentale perché, come vi dicevo, è praticamente impossibile pensare di evitare qualsiasi attacco. Quindi dobbiamo essere pronti a reagire in qualche modo agli attacchi. E se andiamo a guardare anche la storia recente, ad esempio, mi viene in mente il caso di Cefla l'anno scorso, dove a causa di un ransomware questa cooperativa da un paio di migliaia di persone è rimasta bloccata con la produzione per una settimana. Il problema non è stato solamente l'attacco in sé, perché può capitare per qualsiasi motivo di essere attaccati da un ransomware. Il vero problema è stato doverci mettere 7 giorni per far ripartire la produzione, vuol dire non poter consegnare materiale per 7 giorni. E questo è sostanzialmente successo perché non c'era alcuna preparazione interna su come agire in caso di emergenza, se non cercare di fare cose tra virgolette a caso e guidati dall'ansia. L'altra procedura o set di procedure che è molto importante, secondo me, è legata invece agli aspetti legati alla supply chain e all'approvazione di operazioni dispositive. Pensiamo ai bonifici. Ogni azienda dovrebbe avere delle procedure che poi vengano rispettate, per cui nel caso in cui arrivi un'email in cui si comunica un nuovo IBAN per un fornitore storico mai conosciuto, non si effettua comunque il bonifico sulla fiducia, ma si utilizza ad esempio un altro mezzo di comunicazione, il telefono, per verificare le informazioni. In questo modo si potrebbero limitare tantissimi degli incident e dei danni per le aziende che succedono oggigiorno. Gli attacchi di business email in compromise sono un numero elevatissimo anche nell'SMB. Infine, l'aspetto che mi piace sempre sottolineare è il coinvolgimento del management previsto dalla 27001. La 27001 impone che la sicurezza delle informazioni non sia limitata al reparto IT o ai tecnici, ma parta dalla dirigenza che definisca un budget e verifichi le performance di quello che è stato implementato in modo da garantirne un'applicazione costante nel tempo e un miglioramento continuo. Veniamo quindi forse all'aspetto più interessante, che sono i vantaggi che può portare un approccio di questo tipo e l'applicazione della norma. Il primo aspetto che secondo me vale la pena sottolineare è la garanzia di una corretta gestione della sicurezza delle informazioni. Questo vale sia nel caso in cui un'azienda decida di certificarsi 27001, ossia nel caso in cui semplicemente dichiari di applicare le policy previste, le linee guida previste, anche senza certificazione. Questo vantaggio si traduce in due aspetti. Uno è un vantaggio competitivo rispetto ai propri competitor sul mercato, perché sempre più spesso viene richiesto dalla supply chain e quindi dai clienti di dimostrare come vengono trattate le informazioni di un'azienda, anche in settori non regolamentati. L'altro aspetto, qui dipende in realtà poi dal tipo di polizza, è una possibile riduzione del premio della polizza cyber, perché
la possibilità di poter dimostrare in modo inequivocabile come io applico la sicurezza e il fatto che rispetti degli standard internazionali permette di ridurre il mio rischio, come l'ho calcolato prima, e quindi avere un costo inferiore. L'altro aspetto è che un approccio di questo tipo ci prepara ad essere compliant con leggi nazionali, internazionali e standard di settore. L'esempio principe delle leggi è sicuramente il GDPR, ma per chi tratta infrastrutture critiche come le utilities, anche la NIS è un altro esempio classico. Il GDPR ha il suo fondamento dal punto di vista tecnico, no, lasciando stare la parte legale, sulla ISO 27001 e richiede un approccio, dovrebbe essere sempre fatto, di analisi del rischio in quanto riguarda la sicurezza delle informazioni dei cittadini europei. Nel momento in cui io applico queste linee guida e ho implementato un processo di miglioramento costante, sono praticamente al 75% di quello che mi richiede la norma, che sia il GDPR, la NIS o quelle che verranno in futuro. L'altro aspetto è sugli standard di settore. Sta diventando molto comune nel settore automotive, ma si diffonderà anche negli altri settori a breve. La richiesta da parte dei clienti internazionali, ad esempio Volkswagen, Ford, BMW e così via, di imporre un assessment ai propri fornitori. Ad oggi è facoltativo se non per i tier 1, in futuro sarà obbligatorio per tutti dimostrare come tratto le informazioni che scambio con il mio cliente. E anche qui l'assessment ISA, che tanti conosceranno come TISAX, parte dalla standard 27001, quindi nell'assessment, se io sono già certificato 27001 o applico quelle linee guida, posso saltare tutta una serie di controlli e occuparmi solo di quelli che vengono esclusi dallo standard ISO, che sono un 10% di quello che è richiesto. Infine, l'ultimo aspetto che secondo me non è da sottovalutare è la garanzia di un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse. Da un lato perché ho la garanzia di poter proteggere e di stare proteggendo gli asset fondamentali per il mio business, quindi non tutto o non alcuni che io penso soggettivamente che siano fondamentali, ma quelli realmente fondamentali per la sopravvivenza della mia organizzazione. E l'altro aspetto è la possibilità di avere un miglioramento costante. Ho insistito molto su questo tema, ma non perché è fine a se stesso, perché in un mondo in cui le minacce evolvono sempre più velocemente, diventano sempre più complesse, anche il sistema che mi protegge da queste minacce deve essere in continuo aggiornamento, altrimenti non sarei protetto adeguatamente da quello che è lo scenario esterno. Con questo ho concluso il mio intervento e vi ringrazio per la disponibilità. Grazie Riccardo. Poi ovviamente tutte le presentazioni vi vengono inviate col follow-up e se avete bisogno anche di approfondire potete contattarci, vi mettiamo in contatto con Fragma Security. Se non ci sono domande passerei al successivo intervento. Vedo nella chat che non ci sono domande, potete anche intervenire col microfono e passo nel frattempo la parola ad Alessandro Ottodossi con anche il ruolo di moderatore, di relatore per mostrare. Eccoci qua. Ok, ora hai il controllo e puoi mostrare il tuo schermo. Perfetto. Ok. Allora, buongiorno a tutti. Mi sentite? Mi vedete? Sì? Perfetto. Sì, Perfetto, perfetto. benvenuti, grazie di essere qui oggi ovviamente a seguire questa parte di questo webinar importante a cui abbiamo voluto partecipare e per dare anche un'idea e una potenziale anche ispirazione a tutte le aziende che possono essere interessate a un tema che, come abbiamo già visto dal collega che ha presentato molto bene, ha delle implicazioni e delle ovviamente anche espansioni molto complesse. Cercheremo in questi 20 minuti di dare, ripeto, un'idea e una preventivazione di quello che è una modalità con cui oggi i generali, di cui io oggi sono rappresentante con l'agenzia Brescia Castello, andrà a fare una valutazione della potenziale rischiosità e analisi di quelle che sono ogni esigenza delle aziende. Allora, partiamo da un concetto relativamente semplice che è quello che vedete nella prima slide. Fondamentalmente, Generali ha voluto creare una società specifica che
si chiama CyberTech Lion, che sviluppa questo sorta di assessment preassuntivo della polizza. La polizza ha una struttura relativamente semplice, ma che vediamo tra un attimo, perché tutto quello che vi racconterò parte in verità dall'analisi preassuntiva di questo assessment, che è chiamato Majorana come famoso fisico. Interessante anche questo, ma quello che è fondamentale è la struttura della polizza è basata fondamentalmente da tutto ciò che dirà rispetto a questo assessment assuntivo. Perché? Perché ovviamente è una sorta di check-up quasi medico della situazione e della propria azienda, della vostra azienda, in base a quelli che sono i potenziali rischi cyber. Quindi la polizza verrà strutturata su tre grandi pilastri che poi vedremo nel tempo e nella, fondamentalmente nello sviluppo di questo webinar. La prima è la prima fase di diciamo consulenza assuntiva con l'assessment, cioè andiamo a vedere, verificare la vulnerabilità totale e il livello di esposizione al cyber risk o ai cyber risk della vostra azienda. Come si fa? Tra un attimo ve lo spiego tramite una modalità relativamente semplice, che è quella di avere a disposizione una sorta di sito dove ogni azienda andrà a inserire quelli che sono dei dati che tra un attimo vi dico. E cosa serve questo assessment? Serve fondamentalmente per dare uno score, un punteggio di esposizione o meno, più alto ovviamente è il numero, paradossalmente è meno rischioso, quindi se avrete un punteggio di 1, 2 su 5 vuol dire che la vostra azienda è molto esposta agli attacchi cyber, e in base quindi a un punteggio, ripeto, da 1 a 5, andremo a fare l'analisi di quelle che sono le potenzialità di rischio che avete e soprattutto quale parte di rischio potete delegare poi con la polizza cyber, perché l'obiettivo fondamentale del secondo pilastro è quello di dire: condividiamo con il cliente il livello di rischio che abbiamo visto dall'analisi in modo abbastanza approfondito dalla nostra società specifica che si tratta di cyber security, e andiamo a vedere quanto si può delegare sul rischio, ovviamente tramite una sottoscrizione di polizza. Anche perché in base alla tipologia di fatturato, vedremo la tipologia di attività, la tipologia proprio di azienda come strutturata, a prescindere dal rischio a cui è sottoposta cyber, ci sono poi altri parametri che vanno a valutare una tariffazione poi della polizza. La terza fase, poi inizio effettivamente, scusate se mi sono dilungato, ma è giusto capirlo. La terza fase poi è importantissima perché generali dà anche un supporto facoltativo, ma comunque fortemente consigliato, di una società esterna che in caso poi si verifichi il sinistro, quindi l'attacco cyber, il breach data, qualsiasi cosa sia, ovviamente ricompresa all'interno del prodotto, andrà a un supporto sia on site sia oppure in remoto tramite ovviamente la stessa società che interviene un call center, fa una sorta di check-in immediato di quello che è successo e in caso non sia possibile intervenire in remoto fa uscire diciamo gli specialisti, cioè una squadra che va immediatamente all'azienda a dare supporto. Quindi il concetto che volevo dire è questo screening preventivo è importante, ma tre dati, è molto semplice: quando il cliente in modo gratuito, perché è una offerta che noi diamo senza problemi, ci dà questi quattro dati: mail, cellulare, numero e tipologia tipo dell'azienda, partita IVA. Una volta che noi abbiamo questi dati, inviamo un link dove ci sarà una sorta di questionario online web, dove rispondendo a una serie di una quarantina di domande, si ha per la nostra società CyberTech la possibilità di andare a fare questa analisi. Vedete qui nel punto numero 2, l'analisi di assessment verifica tutto quello che succede, la protezione cyber, la tutela tramite firewall, tutto quello che può essere utile, e eventualmente se il cliente è d'accordo possiamo far partire una simulazione di attacco cyber. Quindi la cosa interessante è che va subito a testare, sempre ovviamente in base alla disponibilità, se l'azienda in questo momento sta facendo una chiusura di bilancio piuttosto che in piena produzione, no, però mi dice: guarda, sabato siamo liberi, facciamo una simulazione, vediamo cosa può succedere. È molto utile perché una volta visto questo abbiamo un report, una sorta di check-up quasi medico della situazione. Fatto questo, allora possiamo iniziare a creare poi la polizza dedicata e la protezione per la nostra azienda. Passo alla seconda slide, vedete, la struttura della polizza viene definita a rischi nominati. Cosa vuol dire rischi nominati? Vuol dire che sono rischi prettamente definiti. Fondamentalmente i rischi che voi troverete scritti, tra un attimo li andiamo a vedere, e descritti all'interno della polizza, sono esclusivamente quelli, specificamente elencati. Tutto ciò che non è nominato è automaticamente escluso. Perché questo? Perché, come diceva il collega prima,
gli eventi cyber, le tipologie poi ovviamente di potenziali attacchi informatici sono talmente in evoluzione, moderni, che fondamentalmente a volte è impossibile tutelare tutto. Diciamo che si riesce a coprire un 90-95%, poi ovviamente, vi ricordo anche questo, la polizza ha una durata solo annuale, quindi non va a legare l'azienda per 5-7 anni. Ogni anno si può anche rifare magari un assessment e vedere in caso che ci siano dei miglioramenti da un punto di vista, per esempio, miglior firewall, miglior protezione della rete aziendale, ci potrebbe essere anche un aumento di costo. E allora vedete quali sono, adesso poi lo riguardiamo tutti perché poi magari ce ne sono più specifici, più importanti, gli eventi cyber indennizzabili sono accessi non autorizzati ai sistemi informatici, compromissione di sistemi esposti sulla rete pubblica, si intende ovviamente internet, linee di trasmissione tramite l'accesso fisico, compromissione dell'intero sistema informatico, della rete del wireless, della diffusione poi ovviamente di tutto quello che può essere in base anche alla tipologia di azienda, il supporto informatico, utilizzi di backdoor e soprattutto anche i famosi attacchi denial of service o il distributed denial of service, quando volontariamente attacchi hacker vogliono bloccare, impedire a un'azienda di fare. A volte anche, guardate, è assurdo, abbiamo visto anche con aziende nostre, solo per a volte una ripicca piuttosto che per una concorrenza. Quindi a volte non è solo una questione di dati interessanti perché vado a fare spionaggio industriale, ma a volte proprio solo ci sono dei ragazzini che fanno questi tipi di attacchi, hanno colpito anche aziende grandissime come Sony, piuttosto. Quindi nessuno è esente, come diceva alcuni. Bene, andiamo a vedere questa. Ecco, ci tengo un attimo, perdo due minuti, ma è importante. Tenete presente che la struttura della polizza è fondamentalmente con una garanzia principale, che è quella con il punto esclamativo, i danni al sistema informatico aziendale. Riteniamo quindi che, vedete le altre tre, danni da interruzione d'attività, protezione legale e responsabilità civile, poi brevemente vi spiego, sono effettivamente facoltativi. Però io ritengo che siano meno due, cioè i danni dell'interruzione dell'attività e responsabilità civile, quasi fondamentali, perché vedremo che potrebbero anche essere molto spesso fonte di un danno economico più elevato di quanto magari sia solo il danno fisico al sistema informatico aziendale, cioè, che per carità è importante, però forse quello che posso creare a terzi dopo un attacco informatico che mi ha fatto per esempio sfuggire informazioni fondamentali o addirittura protette, questo potrebbe dare un danno economico molto più elevato. Poi magari vediamo anche delle massimali, quanto può coprire la polizza. Un inciso prima di iniziare: per tutte queste garanzie ci sono delle condizioni di operatività della polizza che diamo un po' per scontato, ma sono fondamentalmente la nostra azienda assicurata sia in grado di provare l'evento cyber attack, cioè ovviamente tramite una società specializzata, tramite la nostra società che è intervenuta, visto che è accaduto questo, perché altrimenti non c'è un tempo zero. Nella parte viene definito tempo zero il momento in cui ci si accorgi dell'attacco informatico. Da quel momento partono le varie garanzie e le varie tutele. Poi deve esserci un sistema informatico aggiornato con un firewall, possibilmente non freeware, anzi pubblicatoriamente non freeware, diciamo quelli ufficiali, e che sia anche aggiornato, e dovete segnalarlo all'interno di quella che è fondamentalmente quell'assessment assuntivo con Majorana. Deve esserci ovviamente un backup abbastanza aggiornato di tutto quello che fate, sempre con modalità dichiarate nell'assessment assuntivo, e un contratto di assistenza tecnica hardware e software. Questo è importante perché generali, quindi la polizza sa che voi state mantenendo, diciamo, in salute il vostro sistema e tutt'altro. Ovviamente se alcune di queste quattro cose che vi ho detto non sono presenti, ci saranno scoperte e franchigie un attimino più elevati nella potenziale copertura. Ora, non che siano la morte civile, però è chiaro ed evidente che se non ci sono questi parametri, dovrebbe esserci qualcosa che rimane a carico dell'azienda assicurata. Ok, andiamo a vedere. Beh, questi adesso alcune sono un pochino più veloci. Vedete, i danni diretti materiali all'hardware sono tutti i PC che possono essere stati infettati, contaminati piuttosto che rovinati, tutti i dischi fissi, router, firewall, quindi tutta quella che è la struttura ovviamente che costruisce la parte materiale dell'hardware. Ovviamente noi suggeriamo che debbano essere completamente sostituiti, cioè ripararli viene considerato utile, o meglio, molto spesso sono stati bruciati piuttosto che non hanno possibilità di essere reinseriti in modo corretto, quindi non ha senso, anche perché se vi do un'idea di quelli che possono essere i massimali, sicuramente buona parte delle aziende potrà, come dire, supportare. Pensate che la tutela economica in base all'attacco che ha distrutto la vostra rete hardware
parte da un minimo di 25.000 euro di protezione fino a 150.000 per la ricostruzione, euro è sempre dico, della ricostruzione della vostra struttura del sistema informatico. Ora, poi possono essere chiesti anche addendum se la struttura informatica dell'azienda è più grande di 150.000 euro. Poi credo che, insomma, in linea di massima, in base all'azienda che avete, potete farvi un'idea. Quindi è comunque una società esterna che dovrà andare a mettere a posto. Noi suggeriamo anche di utilizzare la nostra, ne parlo nell'ultima fase, però è ovvio che potrebbe essere che nell'immediatezza voi abbiate utilizzato la vostra società. Benissimo, è comunque ricoperta all'interno di questi massimali, con qualche piccola differenza. Poi abbiamo anche invece, sempre nella struttura del danno possibile al vostro sistema informatico, i costi per la ricostruzione degli archivi, bisogna riprendere tutte le situazioni di backup. Questo non ha magari un costo così esagerato, però deve essere immediato e per far ripartire l'attività. Vedete, qua viene suggerito giustamente che la polizza non copre il riscatto del ransomware, che è quella sorta di gatto, no, che viene fatto. Se non mi dai $100.000 non ti faccio più arrivare all'interno dei tuoi archivi della tua situazione. Questo ovviamente non verrà ripagato l'eventuale riscatto pagato, perché non possiamo, come generali, assumerci l'onere di soldi che sono stati magari mandati nel deep web o quant'altro, anche se voi potreste provarlo. Il problema vero è che dobbiamo ricostituire invece tutta la parte che vi possa fare lavorare. C'è il ripristino anche di tutta la struttura magari esterna, piuttosto che tutto quello che serve per ripartire, anche ricollegarsi a internet, perché molto spesso viene bloccato quasi tutto completamente. Poi abbiamo questo invece che è interessante, le perdite finanziarie documentate. Cosa sono? Sono fondamentalmente quegli eventi che, ahimè, a seguito di un attacco cyber, fondamentalmente sono state sottratte delle economie. Allora, anche qui ci saranno dei massimali, ovviamente perdite finanziarie documentate all'interno sempre di 150.000 euro, nella massima potenzialità di ovviamente massimale. Attenzione, possono essere recuperate sempre che non sia stato possibile in effetti andare già per conto vostro a recuperare, magari il bonifico effettuato piuttosto che l'avete bloccato immediatamente alla banca, non è andato a buon fine, c'è la possibilità di tracciare in che modo e poi tramite magari anche autorità giudiziarie, piuttosto che polizie, della polizia postale, riuscite in qualche modo a tamponare, quello che avete già recuperato non viene poi indennizzato, quello che invece effettivamente dimostrate viene tolto. Vado veloce perché queste sono relativamente semplici come tematiche, questa invece è un pochino più complessa. Cosa sono queste? Sono fondamentalmente tematiche legate alla ricertificazione, praticamente è una standardizzazione di certificazione per quanto riguarda la potenzialità di avere tutto i pagamenti online tramite la Payment Card Industry Data Security Standard. È una sorta di certificazione che ovviamente dovreste avere già precedentemente, e noi lo scriviamo, era una delle condizioni. Poi è chiaro ed evidente che a volte è molto, molto costoso, bisogna riprendere tutte le chiavette autorizzate, bisogna rifare la certificazione, bisogna riemettere tutte le carte di credito, tutte le carte di debito, tutto quello che è legato all'attività economica dell'azienda, capite che potrebbe incidere anche in modo sensibile più che altro sul tempo tecnico. Quindi cerchiamo di dare una mano subito a ripagare e ridare immediatamente l'indennizzo. Questa successiva invece è fondamentale, i costi per la tutela reputazionale. Ci perdo due secondi, ma è fondamentale perché tanti a volte non hanno magari idea di cosa potrebbe essere. Vedete che viene segnalato un livello top, questa ha un costo un attimino più elevato nella polizza, ma a volte è fondamentale da un punto di vista dell'impatto nella società di oggi informatica di quello che è stato l'evento di data di attacco informatico. Perché? Perché molto spesso, appena oggi nella società dell'informazione immediata succede qualcosa alla vostra azienda, è probabile che sui siti internet, sui social, su tutto quello che è nel search engine, praticamente nei motori di ricerca, quando uno digita attacco informatico cyber Sony, immediatamente la percezione si sa che è stato fatto alla propria azienda e quindi scende un rating di fiducia, di affezione che può avere il cliente. Ma con ho lasciato i miei dati in questa azienda importante, si è fatta bucare da un attacco cyber. Ecco, qua aiuta immediatamente a indennizzare tutti i potenziali costi documentati volti a migliorare quella che è una tutela reputazionale. Quindi magari si paga una società dedicata al social media management che va a migliorare
togliendo magari quelle che sono state le ricerche più inficianti da un punto di vista, che non è nascondere l'evento, per certi versi in parte potrebbe essere visto così, ma è perché la nostra azienda ha necessità ovviamente di ripulirsi e dire, oppure fare un'analisi, guardate, non è colpa nostra, nonostante tutto è stato un fornitore terzo, si può comunque, ecco, migliorare la comunicazione e fare una sorta di miglioramento dell'immagine su internet. È comunque importante perché oggi buona parte del fatturato passa anche su internet e sui social. Bene, detto questo, quest'altra parte invece è opzionale, quindi ulteriormente da aggiungere, è molto importante però perché può dare una mano all'interruzione dell'attività dell'azienda, cioè quando purtroppo a seguito dell'evento cyber, vedete, parzialmente o totalmente viene bloccata l'attività della vostra azienda e quindi chiaramente ci sono dei danni patrimoniali, dei danni magari sul fatturato, non si riescono a fornire a terzi e quindi come funziona? C'è la possibilità di dire in base a, questo l'avete detto sempre nell'assessment preventivo, in base al fatturato, alla mia classe di tipologia di attività, posso andare a avere un indennizzo basato su quello che è fondamentalmente tutti i costi necessari e che non potete annullare, cioè il fatto di aver lavorato per 3 settimane al buio senza le connessioni piuttosto che è saltato tutto, è chiaro ed evidente che in base al bilancio generale va a vedere quelli che erano i costi, come dice, fissi e sopravvivi e va a ridarveli sempre all'interno di alcuni parametri. Il massimo richiedibile per ora, ci sono delle novità forse per l'anno prossimo, ma è fino a 500 euro al giorno, che potrebbe sembrare relativamente poco, ma sono solo i danni per l'interruzione dell'attività vera e propria. C'è anche la possibilità, come vedete, di avere la formula margine di contribuzione, cioè la differenza tra i ricavi della vostra vendita e il costo variabile della produzione venduta. Quindi è una cosa abbastanza interessante. Questa però può essere utilizzata dalla direzione in base anche alla, come dire, grandezza dell'azienda, al fatturato e tutto il resto, perché poi ovviamente più si richiedono fatturati, cioè si hanno fatturati elevati, più si richiedono monetizzazioni su questa interruzione, più ovviamente il premio può salire, ma sempre nella tutela di quello che può succedere. Per esempio, quali sono dei costi insopprimibili? Beh, penso che voi gestori di aziende lo sappiate, sono fondamentalmente il godimento di beni e servizi, oneri diversi, imposte diverse ovviamente quelle sul reddito, però sicuramente tutti temi che possono essere interessanti. Andiamo a vedere, qua c'è un piccolo riassuntivo, guardate, è interessante, vedete, ho fatto il riquadro perché di tutto quello che abbiamo detto, danni all'hardware, ripristino rete, ricostruzione degli archivi, perdite finanziarie, tutela reputazionale e danni anche da interruzione d'esercizio, sono in linea di massima, se li sfruttate e volete il supporto diretto con la nostra assistenza, con la società che tra l'altro vi anticipo come si chiama, è Reply, o Reply, in inglese Reply, che è come dire risposta all'attacco, è una società posta a terza su cui si basa generali, vedete che non ci sono franchigie scoperti praticamente in nessuna, cioè è pagato effettivamente tutto il danno in linea di massima che avete certificato, ovviamente documentato, quindi da quel punto di vista è fondamentale averlo. Andiamo a vedere qui come si crea il premio. In base all'assessment avrete una sorta di come dire score da 1 a 5, 1 molto rischioso, 5 quasi a posto dal punto di vista della tutela, in base a un livello di scelta dei massimali avrete poi la determinazione del premio incrociato con il vostro fatturato. Ovviamente più un'attività è esposta a un attacco cyber, penso a uno studio ad esempio commercialista piuttosto che a un'azienda che ha tante produzioni industriali che potrebbe essere attaccata anche dalla concorrenza per spionaggio industriale, chiaramente è un attimino più onerosa la costruzione poi del premio, ma tutto deve essere fatto, ripeto, a seguito dell'assessment, così diciamo a naso non potrei darvi delle cifre specifiche. Vado avanti e vado a vedere la responsabilità civile, che è, sapete cos'è, no? Una sorta di risarcimento verso terzi di danni che sono stati causati dal mio attacco cyber alla mia azienda, sfortunatamente che ha danneggiato quelli che sono perdite patrimoniali di terzi, sistemi magari o apparecchi di terzi che in questo momento ho, potrebbero essere altri hardware che mi ha prestato l'azienda partner, quindi sono stati intaccati pure questi, o addirittura vedete perdite non patrimoniali, vediamo poi di che cosa si tratta. Anche qui in base a dei livelli vado a pagare più o meno dal punto di vista del premio. Andiamo a vedere un attimo danni ai sistemi informatici e apparecchiature, vabbè questo è abbastanza scontato, sono quelli che avete in gestione,
Però pensate anche a quello che può essere uno studio legale, piuttosto che magari il cliente ha tutta una cronistoria e viene, diciamo, attaccato questo. In effetti non è un dato sensibile dello studio legale stesso, ma il cliente probabilmente ha visto scoperte tutte le sue fatturazioni, tutte le sue, diciamo, cause legali, e magari sono state buttate su internet. E se il cliente magari è molto importante, potrebbe poi farci causa, e lo vediamo poi nella tutela legale. Quindi questo va bene, sono dati abbastanza semplici. Questo invece è interessante: perdite patrimoniali a terzi, un omesso, ritardato, errato adempimento da parte dell'assicurato. Uso sempre l'esempio dello studio commercialista che dopo l'attacco cyber non ha potuto fare i versamenti dell'INE, piuttosto che tutto quelli che sono delle obblighi di legge che devono essere ottemperati. Aspetta, se io a causa di quell'attacco cyber non ho potuto, qui ci sono delle possibilità di essere indennizzati non solo attraverso la copertura, ma anche con dei massimali che arrivano fino a 1 milione di euro per le perdite patrimoniali che vado a creare in base a quello che è successo. Che peraltro, ripeto, non è stata mia volontà, e ovviamente si intende danni involontariamente cagionati a seguito dell'evento cyber. Quindi capite che arrivare comunque fino a 1 milione di euro, insomma, diciamo che può essere una buona copertura. Dal punto di vista invece delle perdite non patrimoniali, qui potremmo fare un altro esempio, non è che potremmo dire, sto pensando, l'illecito trattamento, diffamazione, sono tutte quelle cose che succedono quando vengono rubati i dati e poi trasferiti magari sia per concorrenza piuttosto che messi su internet. Facciamo un esempio, uno studio medico importante a Brescia che ha i dati di tantissimi imprenditori, quindi anche stati di salute e quant'altro, viene toccato, hackerato, e tutta questa definizione degli stati di salute dei grandi imprenditori, di tutti quelli che ci sono su Brescia, vengono messi alla mercé di qualunque persona e si scoprono magari malattie, i portatori di patologie particolari che prima non si sapeva. Capite che danno reputazionale potrebbe essere davvero anche psicologicamente devastante, e qui questa perdita viene ovviamente indennizzata, e poi potrebbe esserci l'aggancio sul tema della tutela legale, perché qualcuno, alcune di queste persone potrebbe fare ovviamente causa. Il fatto che tu non fossi adeguatamente protetto dall'evento cyber mi ha creato questa diffamazione, tutela reputazionale, e hanno saputo dati ultra sensibili della mia persona. Ok? Quindi questa è importante, anche questa, secondo me, della responsabilità civile. Andando a vedere la tutela legale, non ci perdiamo tanto tempo, perché poi c'è un numero, come dire, apposta creato, un numero verde tramite DAS, che è la società partecipata di Generali, che è proprio specifica sulla tutela legale. Ogni accusa barra causa che viene intentata a seguito di quell'evento cyber, ovviamente viene con una sorta di tutela legale fatta tramite quell'altra struttura assicurativa, viene data anche prima tutela a 125.000 euro annuali. Poi ovviamente si può scalare senza usare per forza, senza il massimale più elevato. Questa garanzia non cambia in base all'assessore preventivo, è già standardizzata perché è delegata. Vado a finire, questo è un po' un attimo riepilogo di tutto quello che va a proteggere la polizza, ovviamente con i vari livelli di costo e di volontarietà di adesione. Vedete, sono praticamente quasi tutti gli eventi che possono essere ricompresi all'interno di un attacco cyber. Spendo ancora 2 minuti, qua ci sono delle esclusioni, no, 1 minuto, dai, mi dicono troppo poco tempo. Le esclusioni sono ovviamente quello che non può essere tutelato, e lo descrive già la polizza. Ad esempio, l'evento cyber che abbia colpito sistemi di terzi, clienti e fornitori. Non che io avessi già da me, ma tramite il mio backdoor, tramite la mia, diciamo, possibilità di essere colpito, sono andati anche a colpire terzi. Quelli dovrebbero avere la loro protezione. Ad esempio, vedete, un antivirus non aggiornato o solo come un freeware, è ovvio, chiaro ed evidente, che il generale non possa dire c'è un antivirus del 1999, chiaro ed evidente che non è agli standard oggi di protezione. Ma sono cose banali, sono relativamente, d'altronde sono anche cose fattibili. Guardate l'immagine della macchinina, 2 secondi, avete portato il computer con i nuovi design della Ferrari Italia 2021, ovviamente l'avete lasciato in macchina, tramite wireless sanno che voi state portandolo al fornitore, vi hanno rubato i dati da lì, però quella non può essere tutelata. Riteniamo che la protezione cyber sia strutturata all'interno dell'azienda e nei perimetri in cui voi avete tutto il supporto di protezione informatica.
vado a concludere. Questo servizio che vi dicevo è facoltativo, ma secondo noi è fondamentale, ha un costo quasi irrisorio annuale, vedete, tutta la struttura che nel momento in cui è successo qualcosa vi tiene indenne dall'ansia di dover chiamare una società audio specializzata, che è questo a cui mi rivolgo. Avete già un numero verde, un call center dedicato, tutta l'assistenza post-sinistro che va anche a valutare tutte le clausole che avete pagato, ovviamente, e avete la protezione, e eventualmente, immediatamente, dopo il tempo zero, entro 24 ore, fa intervenire le squadre, diciamo, cosiddette online di supporto. Se non è possibile risolverlo, esce direttamente la squadra fisica, che viene con due o tre specialisti a provare a immediatamente far ripartire la vostra azienda e la vostra. Io direi che su questo ho in linea di massima concluso. Ovviamente, dico sempre, bisogna fare questo assessment gratuito per avere poi una preview di quello che potrebbe essere la definizione del prodotto stesso, con tutte le vostre necessità dedicate, personalizzate e personalizzate. Vi ringrazio. Grazie Alessandro. Se ci sono domande, siamo disponibili. Altrimenti passo la parola a Giancarlo Turati, CEO di Fasternet. Io ti ho già passato la condivisione dello schermo. Dovreste già vederla, se non sbaglio. Sì, giusto? Esatto, perfetto. Ok. Eccoci qua. Allora, aspettate che io chiudo alcune cose che ho in mezzo alle scatole, se non vedo le slide. Bene, eccomi qua. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Io sono Giancarlo Turati, amministratore delegato di Fasternet. Mi occupo di sicurezza delle informazioni dal Giurassico, diciamo dal 1978 per la precisione, quando non esistevano le reti, non esisteva internet, e la sicurezza delle informazioni era vista più come un aspetto super legato agli ambienti, soprattutto fisico, poi man mano si è evoluto. Quello che mi preme dirvi è che oggi vi dirò, non parlerò nella maniera più assoluta di tecnologia, chi mi ha preceduto ne ha già parlato. E se la tecnologia bastasse a risolvere i problemi della cyber security, il problema della cyber security non ci sarebbe. Mi sembra evidente, e lo vediamo tutti i giorni, che il problema della cyber security, che secondo me è un aspetto di un problema più vasto che si chiama qualità dei dati, è un problema che necessita di alcune considerazioni. Prima in introduzione sono state definite filosofiche, dico sì, penso proprio anch'io che siano considerazioni filosofiche, ma che servono a creare un substrato di coscienza che permetta poi di individuare quelle che sono le dinamiche e i meccanismi coerenti e corretti per contrastare questo fenomeno. È un fenomeno del quale non potremo farne a meno. Ce l'avremo sempre, ma se lo introduciamo all'interno di un ragionamento complessivo, e per quello che io la chiamo una visione olistica, probabilmente riusciremo anche a trovare il bandolo della matassa di questa che si sta presentando come fosse una delle problematiche più grandi e più rischiose dopo la pandemia, ovviamente. Questa è arrivata dopo, ma si è fatta intendere subito. Perché vi parlo di sostenibilità? Vi parlo di sostenibilità perché l'aspetto della sostenibilità diventa un aspetto fondamentale. Tutti noi, se siamo addetti ai lavori, ci siamo puntualmente scontrati con il problema del budget, cioè all'interno delle nostre organizzazioni la parte di cyber security viene sempre vista come un di cui, perché non ne viene percepito fino in fondo quello che è il valore aggiunto. Viene vista come un aspetto che si deve prendere in considerazione, perché comunque bisogna prendere in considerazione, ma è sempre visto, e l'abbiamo capito anche nel discorso della parte assicurativa, l'abbiamo sempre visto come un aspetto collaterale rispetto alle cose che stiamo dicendo. Invece diventa un aspetto fondamentale, ma è chiaro che deve essere sostenibile. Noi sappiamo perfettamente che la sicurezza totale non esiste e che per avere sicurezza totale servirebbero risorse infinite senza averne comunque la certezza, e quindi i fare i conti con il budget diventa una cosa importante. Quindi proteggere i dati diventa anche un problema di sostenibilità, diventa un problema di valutazione di quali e come, quali risorse e come applicarle per ottenere il nostro risultato. Un altro concetto fondamentale, secondo me, è quello della responsabilità. Anche in questo ambito, molto spesso, quando si parla di cyber security, si tende a portare fuori da sé quella che è la responsabilità. Cioè,
succedono delle cose, d'altronde non se ne può fare a meno, abbiamo preso un virus e vabbè, tanto è una cosa della quale prima o poi bisogna rendersene conto. Il concetto di responsabilità è un concetto invece che secondo me diventa fondamentale nel momento in cui si parla di cyber security. Perché? Perché ognuno si deve sentire responsabile del proprio pezzo di patrimonio di dati aziendali. Questo è un aspetto che ultimamente sta prendendo molto piede. Vuol dire che chiunque sia che utilizza il sistema informativo aziendale ne è responsabile per la parte che utilizza e anche per gli altri. Quindi non esiste il se ne deve occupare l'IT manager o se ne deve occupare il DPO o se ne deve occupare il security manager nelle aziende più strutturate. Il security manager, il DPO, l'IT manager hanno il compito di tenere alta l'attenzione, ma non possono essere gli unici destinatari dei concetti di responsabilità quando si arriva a un incidente informatico. L'incidente informatico nel 95% dei casi dipende dalle persone e le nostre aziende per il 90% investono in tecnologia. Investire in tecnologia e avere il problema sulle persone equivale a non essere sostenibili, quello che vi ho detto prima. Io investo risorse ingenti per proteggere la mia azienda, ma non ottengo il risultato sperato perché non ho valutato il concetto di responsabilità e il concetto quindi che dipende dalle persone che utilizzano le tecnologie. Questo è un aspetto fondamentale. Una volta capito questo, probabilmente si riescono a ottenere anche dei risultati molto più efficaci. Ecco perché si parla di consapevolezza. Non è che la consapevolezza è un ingrediente che uno domani mattina dove arriva alla scuola di consapevolezza. La consapevolezza la si costruisce tutti i giorni, la si costruisce passo dopo passo, la si costruisce lavorando alacremente quotidianamente sulla sensibilità delle persone, perché se parlo di cyber security tutti mi guardano di traverso, se parlo di qualità dei dati allora il concetto cambia. Perché vi dico questo? Perché la qualità del dato contiene la cyber security. Se io parlo di disponibilità dei dati automaticamente parlo di disaster recovery. Il dato deve essere disponibile, sempre. Lo sappiamo molto bene noi che lavoriamo nel campo, ma lo sappiamo anche da utenti quando andiamo al bancomat e cerchiamo di prelevare. Se il bancomat non funziona, ne abbiamo un minimo di fastidio. Magari andiamo nel bancomat vicino, ma se siamo alla cassa del supermercato e non funziona il POS, questo fastidio aumenta ancora. E il sistema non è disponibile. Quindi la disponibilità dei dati diventa un fattore fondamentale e si parla di disaster recovery. Se parlo di integrità dei dati, cioè utilizzo il dato come elemento fondamentale per prendere delle decisioni e non sono sicuro che il dato sia integro, posso avere tutti i sistemi esperti del mondo, ma i sistemi esperti che io utilizzo, se hanno in input dati errati, avranno in output soluzioni errate. Questo è fondamentale per il semplice motivo che quindi l'integrità dei dati, quindi far sì che un dato nel momento in cui viene generato arrivi a destinazione senza subire delle variazioni, diventa un aspetto fondamentale, anche questo è un aspetto di cyber security, così come la riservatezza, così come l'affidabilità. Ecco perché vi dico che alcune volte parlare di cyber security diventa un aspetto che rende quasi fastidioso il concetto. Se parlo di qualità del dato, probabilmente si rasserenano un po' gli animi. Vi tralascio i concetti di necessità, i bisogni e le pretese per entrare in un altro aspetto fondamentale. Perché vi dico se la tecnologia salverà il mondo, punto di domanda? Perché ancora adesso tutti pensano che soluzioni tecnologiche avanzate siano sufficienti per garantire sistemi di sicurezza avanzati. Abbiamo sistemi di vario genere, quindi è inutile che mi dilunghi su quali siano le frontiere che stiamo oggi affrontando, ma ci siamo resi conto, soprattutto adesso nella pandemia, che gli elementi non verificabili, che gli elementi, io non voglio chiamarli cigno nero perché la pandemia è tutto fuorché un cigno nero, le pandemie le conosciamo dalla notte dei tempi, quindi non mi vengano a raccontare dei cigni neri, la pandemia non è un cigno nero. L'effetto della pandemia è stato un cigno nero semplicemente perché nessuno si è preoccupato di prepararsi in tempo per queste evenienze. Chiudo subito la parentesi. Però quando parlo di intelligenza artificiale devo sempre tenere presente quello che vi ho detto in precedenza. Entriamo in una logica molto importante. Se io fornisco i miei sistemi di intelligenza artificiale, di machine learning, di qualsiasi genere si siano, delle informazioni che sono o errate o manipolate o non integre, io avrò in output sempre delle valutazioni o errate o manipolate o non integre. Questo è un concetto che ci deve interrogare. Quali sono
le considerazioni che possiamo fare nel momento in cui affrontiamo questo tipo di problematiche. Perché? Perché oggi i sistemi cognitivi che stanno prendendo piede, e per fortuna che stanno prendendo piede, stanno diventando gli elementi fondamentali per la nostra salute e per la nostra vita. Quando parlo di sistemi cognitivi parlo di sistemi che vengono utilizzati molto spesso in questo momento in medicina e servono per effettuare delle diagnosi. Ovviamente qualsiasi specialista oggi si basa sulla sua esperienza, sulla sua letteratura, su quello che è riuscito a leggere, sulle informazioni che è riuscito a reperire. Sono comunque un campo limitato. Provate a pensare in oncologia. Se io metto a disposizione dello specialista oncologico le informazioni che riguardano tutto il mondo, quindi tutte le malattie oncologiche presenti al mondo, con tutte le terapie previste nei vari casi, ecco che il nostro specialista ha una base dati su cui lavorare enorme. I sistemi cognitivi si basano su questo, ma capite molto bene che i sistemi cognitivi devono essere sistemi sicuri. E quindi la cyber security, così come la qualità dei dati, diventa un elemento fondamentale non solo per la vita delle aziende, ma anche per la salute delle persone. La Comunità Europea se n'è accorta di questo problema. La cyber security non compariva nei concetti della Comunità Europea. Con il bilancio di questi anni invece sì. E come vedete ci sono 9,2, questa slide è pre-pandemia, comunque 9,2 miliardi sono stati allocati per la cyber security e soprattutto per cominciare a lavorare a livello europeo su tematiche che prima non venivano considerate. Questo è un passo fondamentale perché ci porta a ragionare su degli aspetti che per gli addetti ai lavori, quindi per noi, sono aspetti fondamentali: l'high performance computing, l'intelligenza artificiale, la cyber security, eccetera, eccetera. Tutto questo pacchetto sta dentro in misure che la Comunità Europea metterà a disposizione delle aziende per poter sviluppare vuoi prodotti, vuoi ricerca, vuoi soluzioni nel campo non solo della cyber security, ma diciamo della informatica ad alto livello in generale. Però, anche qui, come vedete, io non parlo di tecnologia, abbiamo a che fare con quella che nella nostra filosofia chiamiamo la bestia, che sono le persone. Lo sviluppo dei social network di vario genere, chi più ne ha ne metta, la necessità che le persone hanno di essere online anche per comunicare aspetti della loro vita rispetto al mondo intero, portano ad avere delle problematiche enormi dal punto di vista della cyber security. Perché? Perché non siamo più in grado di definire un perimetro e non siamo più in grado di generare, di gestire comportamenti che vadano nell'ottica della responsabilità e della sostenibilità, quello che vi ho detto prima, perché gli effetti di stalking, cyberbullismo, privacy intrusion e sexting, che sono elementi che sembrerebbero esterni alle nostre organizzazioni, che sembrerebbero di competenza di adolescenti o comunque persone che sono al di fuori del mondo del lavoro, questo è un gravissimo errore, perché invece sono molto all'interno del mondo del lavoro. Tantissime indagini che vengono fatte in collaborazione con la Polizia Postale e che riguardano questi fenomeni avvengono all'interno del mondo del lavoro. Perché? Perché la diseducazione digitale che i giovani che si affacciano sul mondo del lavoro hanno in questo momento si ripercuotono poi sui comportamenti all'interno delle aziende e sui livelli di valutazione dei rischi che stanno all'interno delle aziende, non potendo definire un perimetro. Perché ognuno di noi sui propri dispositivi ormai ha mescolato sia le informazioni aziendali con le informazioni che lo riguardano di persona, diventa estremamente complicato e complesso difendere questo perimetro, perché il perimetro non c'è più, non riesco più a definire un perimetro entro cui stare e a questo punto se non sono certo che le persone con le quali io mi rapporto siano ad un livello di attenzione riguardo le problematiche della cyber security uniforme, io avrò dei problemi all'interno della mia azienda molto molto grandi e i fatti di questi anni lo dimostrano, perché il fenomeno dei crypto locker, che sta ancora oggi dilagando ed è notissimo, utilizza come strumenti di intrusione nelle aziende strumenti banali da un certo punto di vista come il phishing o altri strumenti appena appena più evoluti, ma comporta danni pazzeschi all'interno delle organizzazioni, aziende completamente bloccate. E soprattutto il problema fondamentale, lo vedremo dopo, è accorgersi di questo aspetto. Ma andiamo avanti. La paura è un sentimento, questo lo dico io, quindi lavorare sulla paura in molti casi è lavorare su dei concetti molto, molto astratti. All'interno dell'organizzazione, io sono sempre stato contrario a
affrontare i problemi della cyber security utilizzando la metodologia della paura, dicendo attenzione, perché se non fate questo succederà quest'altro. È stato lo stesso ragionamento che ho fatto quando è uscito il GDPR. Il GDPR io lo considero l'ultimo baluardo a difesa della nostra privacy. Per molti invece è una rottura di scatole. Tenete presente che il GDPR è uno strumento fondamentale, e l'abbiamo già visto, nelle organizzazioni, se adottato nella maniera coerente e corretta. Ma è chiaro che se io vengo a presentare il GDPR in un'azienda dicendo come prima cosa, se non adottate il GDPR prenderete multe fino a 20 milioni di euro, 10 volte il vostro fatturato, vi arresteranno tutti e andrete in prigione, le persone, soprattutto le persone latine, mi guardano e mi dicono prego si accomodi, vada alla porta, perché non ne vogliono sapere di questi aspetti, perché non sono gli aspetti sui quali possiamo incidere. Gli aspetti su cui possiamo incidere sono aspetti diversi, perché dipendono dalla sensibilità delle persone, e uno di questi è quello che vi sto dicendo, il primato dell'uomo. Il miglior strumento che abbiamo per combattere la cybercrime, che vale 76 miliardi di dollari anno, quindi 76 miliardi di dollari anno vuol dire che ci sono organizzazioni che stanno lavorando sul cybercrime, non persone semplici, organizzazioni. Noi dobbiamo ragionare sul primato dell'uomo, cioè è l'uomo che è il miglior strumento di difesa nel campo della cyber security, perché utilizzando la propria intelligenza e la propria capacità di dirimere situazioni complesse, l'uomo riesce a essere efficace, utilizzando poi degli strumenti altrettanto efficaci. Ma se non abbiamo persone all'interno delle nostre aziende consapevoli, noi avremo sempre dei problemi di cyber security e potremo adottare tutti i sistemi possibili e immaginabili tecnologici di difesa, che non riusciremo ad avere e ottenere lo scopo che ci siamo prefissati. Vi faccio solo un esempio molto semplice. Questo sono io, ovviamente, e questi sono i miei dati, ma anche questi sono i miei dati. Come vedete, è molto facile stabilire un ragionamento molto, molto, molto semplice, che dice il mio dato digitale e il mio dato reale, la mia immagine, i miei dati anagrafici sono un tutt'uno. Questo vuol dire che non siamo più in grado di distinguere identità digitale da identità reale. Ognuno di noi ha una propria identità che è composta da una serie di aspetti ovviamente reali, fisici, e da una serie di aspetti che non lo sono, sono digitali, ma sono digitali veri, non sono digitali inventati. Quindi all'interno dei nostri dispositivi c'è un pezzo di noi che è fondamentale, perché se ci tolgono quel pezzo noi veniamo in qualche modo danneggiati, ma soprattutto manca un pezzo della nostra identità. I furti di identità ne sono la grande dimostrazione. Quindi attenzione, perché non esiste solo l'uomo reale, esiste l'uomo reale ma anche l'uomo digitale, le due cose sono ormai fuse insieme. E soprattutto quello che mi piace specificare molto spesso è che qualsiasi cosa accada nel mondo digitale ha delle ripercussioni reali molto pesanti. Ne sanno qualcosa quelli che sono vittime di cyberbullismo. Quindi i nostri dati, in senso generale, sono l'affermazione della nostra identità e quindi esprimono un valore e un significato, ed esprimono un valore e un significato anche per le nostre aziende. Qua ci sono una serie di questioni, vado avanti e andiamo a concludere con questo tipo di ragionamento. Ve l'ho già detto prima. Noi abbiamo disponibilità, integrità, affidabilità e riservatezza. Sono i quattro pilastri della qualità del dato, ma sono i quattro pilastri, a mio avviso, della cyber security, perché la disponibilità, come vi ho detto, ha a che fare con tutto quello che concerne la business continuity e il disaster recovery, l'integrità ha a che fare con tutti gli aspetti di protezione dalle intrusioni, quindi la difesa perimetrale, tutto quello che entra nel concetto educativo di difesa del fortino. L'affidabilità dipende molto dalla reputazione, quindi le fonti di dati che io utilizzo devono essere fonti di dati affidabili. Il concetto di affidabilità non è un concetto di operatività, è un concetto di reputazione. Io utilizzo basi dati che sono affidabili, delle quali mi fido, ok? La riservatezza è un concetto che attiene alla privacy e ovviamente, e non solo alla privacy delle persone, ma anche alla privacy delle aziende. Quindi i dati che la mia azienda ha sono un patrimonio che l'azienda deve proteggere, perché contengono informazioni che l'azienda utilizza per il proprio business. E quindi la riservatezza vuol dire solo chi ne è autorizzato accede a determinati dati, è un aspetto fondamentale. Vi sto dicendo dei concetti che per molti potrebbero essere assolutamente banali, ma sono concetti che sono banali
per noi, siamo addetti ai lavori, ma non lo sono per nulla per i nostri collaboratori. E molto spesso non glielo spieghiamo. Molto spesso lo diamo per scontato. Io non darei mai per scontato questi concetti, perché sono i concetti fondamentali che risalgono ancora al concetto di responsabilità e di sostenibilità. Dopodiché ci sono chi guadagna e chi perde. Se noi mettiamo su una base di tempi quello che avviene all'interno di un'azienda quando vi è un attacco, possiamo distinguere alcune fasi, e sono queste. T0, che è il momento nel quale un'organizzazione criminale o un hacker individua un target da attaccare. Poi c'è un tempo T1, che è quando l'attacco viene attivato, cioè la nostra organizzazione criminale decide di effettuare un attacco di phishing, per esempio. Okay? E poi c'è un T2, che è quando l'attacco ha successo. Da T0 a T2 sono i soldi che investe l'organizzazione criminale. Ovviamente, essendo una società, un'azienda, molto spesso un'azienda, ma anche se fosse una persona, è chiaro che anche per loro valgono i concetti di sostenibilità e il concetto di budget. Quindi, più costa arrivare a questo punto, meno è, diciamo, appetibile l'attacco verso il target. Più soldi devo investire per avere l'attacco, più devo essere sicuro che l'attacco avrà successo. Quindi è chiaro che viene fatta un'analisi precedente che determina, ok, questo target lo attacco, questo non l'attacco, quanto budget ho a disposizione per sviluppare questo attacco. È chiaro che se andrò a cozzare contro difese abbastanza importanti e solide, farò molta fatica e facendo molta fatica spenderò più soldi e a questo punto potrebbe non convenirmi più fare questo attacco. Ecco perché la difesa perimetrale e soprattutto l'attenzione delle persone alla parte iniziale diventa fondamentale, perché anche dall'altra parte ci sono aziende e organizzazioni, anche loro devono fare i conti con i soldi che spendono e non è detto che abbiano sempre successo. Quindi da T0 a T2 perdono loro. T3 è quando l'attaccato rileva l'attacco, cioè mi accorgo che sono attaccato. T4 è quando l'attaccato reagisce e blocca l'attacco. T5 è quando l'effetto dell'attacco viene disattivato. Da T3 a T5 sono soldi che spendiamo noi. Voi capite che più tempo passa tra T2 e T3, quindi da quando si ha l'exploit a quando io me ne accorgo, determino quanti soldi spenderò e butterò via dopo. Tantissime aziende non sono in grado di accorgersi quando subiscono un attacco. E questo è un problema serissimo. Ci sono aziende che hanno in casa ospiti per anni prima di rilevarlo. Nel momento in cui io sono entrato in un'organizzazione e ne sono diventato il padrone, tra virgolette, ho la possibilità di analizzare tutto quello che avviene se non vengo intercettato. Quindi potrò guardare la posta e capire come funzionano i rapporti tra le persone, potrò guardare la contabilità, potrò guardare i flussi dei pagamenti, potrò guardare come vengono effettuati i pagamenti, con quali criteri, eccetera, eccetera, eccetera. Non pensate che l'attacco si consumi nel giro di qualche giorno. Ci sono attacchi che durano mesi. Io imparo l'organizzazione, capisco i flussi che avvengono all'interno dell'organizzazione, capisco come ragionano le persone all'interno dell'organizzazione e sviluppo poi l'attacco definitivo e faccio in modo che i bonifici vadano da una parte piuttosto che dall'altra, faccio una mail dell'amministratore delegato che dice fammi questo, eccetera, eccetera, li conosciamo gli effetti di questi attacchi. Non ne conoscevamo l'origine. Allora, più tempo passa da quando viene fatto l'exploit, cioè da quando la nostra organizzazione criminale entra nella nostra azienda e quando noi ce ne accorgiamo, più diamo un vantaggio competitivo enorme a quell'azienda, perché ci conosce, non è che ci fa dei danni, ci conosce e nel momento in cui ci ha conosciuto è in grado poi di valutare qual è il miglior tipo di attacco definitivo e finale da lanciare per ottenere lo scopo che si è prefissato. Lì non spende più niente. L'azienda attaccante deve solo stare a guardare e ad ascoltare. Se noi ce ne accorgiamo e attuiamo le nostre difese, ovviamente da parte loro vi sarà un ritiro, desisteranno dall'attacco perché non ne vale più la pena. Una volta che sono stato scoperto è inutile che insista perché l'azienda metterà in atto tutte le difese di cui è capace e a quel punto non mi conviene più stare all'interno di quell'azienda. Ma ce ne dobbiamo accorgere. Ecco perché è fondamentale che ci siano le persone dietro le tecnologie, perché la tecnologia mi può dire attenzione che c'è un'anomalia,
c'è un flusso di dati anomalo che sta avvenendo tra questo computer e l'altro computer, ma se le persone che vedono questa anomalia non sono in grado di distinguere e soprattutto non hanno un sufficiente grado di responsabilità per dire accidenti, questa roba è strana, perché sta succedendo, vado ad indagare, noi saremo vittime sempre di attacchi sempre più sofisticati, e non vado oltre. Quello che a me interessa poi comunicarvi è che qualsiasi evento che avviene sui dati o sui sistemi è un evento che si ripercuote sulle persone. Anche qui, torniamo alle prime due slide. Se io attacco un sistema informatico e la mia azienda si ferma, il danno non è solo per l'azienda. Se mi si fulminano i server, il danno non è il server che si è fulminato. Quello sarà un danno, ma l'altro danno è che l'azienda non lavora. Se l'azienda non lavora e non riesce a ripristinare i suoi dati e a questo punto entra in difficoltà, si perdono i posti di lavoro e questo è un problema per le persone. Se l'azienda perde fatturato è ancora un problema per le persone. Ecco perché io dico che proteggere i dati vuol dire proteggere le persone. E se riusciamo a convincercene, diventerà molto più facile adottare sistemi, adottare strategie, adottare formazione per difendere il nostro patrimonio. Ma se terremo sempre distinte le cose, non sarà così efficace, non ce la faremo. Ecco perché ritengo fondamentale il concetto di avere, quando si parla di cyber security, una visione olistica, cioè una visione che tenga conto di tutto quello che sta all'interno dei sistemi, non solo la parte informatica, ma la parte anche delle persone, della produzione. Un elemento enorme che si è creato è l'unione tra la parte OT e la parte IT, quindi tra la parte operation e la parte informatica. La parte informatica un minimo di cultura su questo ce l'ha, ma la parte operation no, non è mai stata abituata a ragionare sugli aspetti di sicurezza all'interno della produzione. Sono sempre stati sistemi a sé stante. Ora che si sono uniti, anche lì è un terreno enorme d'attacco. Quindi, e chiudo, proteggere i dati e proteggere le persone. E proteggere i sistemi e i processi, e proteggere tutto quello che è il patrimonio di un'azienda e proteggere le imprese. Quindi a maggior ragione, se noi riusciamo a entrare in questa logica, in quest'ottica, potremo adottare le coerenti tecnologie all'interno di un sistema organizzato. Abbiamo parlato prima di ISO 27001, che non è l'unico standard che si occupa di cyber security, ma è sicuramente uno standard importante da questo punto di vista. Non serve certificarsi. Potrebbe essere sufficiente adottarne i criteri e sarebbe già tanto. Però un sistema organizzato di persone coscienti dei rischi che corrono, con un sufficiente livello di responsabilità, è sicuramente un ottimo sistema per proteggere i nostri dati e le nostre organizzazioni. Grazie. Grazie a te, Giancarlo. E passiamo allora appunto a parlare di cyber security nelle reti OT con Daniele Rovetta, Project Manager Profibus Profinet di CSMT. Ti passo il ruolo di relatore. Eccoci qua. Ok. Dovreste vederli, mi confermi, Licia, ci vede? Sì, ti vediamo e ti sentiamo. Ok, perfetto. Allora, innanzitutto ringrazio Giancarlo che ha esposto, come al solito, il concetto della cyber security e dell'importanza della protezione del dato in maniera chiara e definita. A differenza sua, io cercherò di entrare un attimino più nel concreto di quello che è il problema che sta nascendo negli ultimi anni, sempre legato alla cyber security, ovviamente, legato di più però per lo più al mondo industriale, nello specifico sulle reti di produzione. Perché, come diceva Giancarlo, nel mondo IT la parola cyber security è ovviamente ormai conosciuta ed ha un significato ben preciso e specifico. In ambiente di automazione industriale, purtroppo, questo concetto non è ancora sufficientemente radicato. Ovviamente, quando parliamo di cyber security di un impianto industriale di produzione,
tutto quello che noi pensiamo, possiamo pensare, sono alle conseguenze, che ovviamente possono essere conseguenze molto costose da un punto di vista economico, ma le problematiche possono andare ben oltre il fattore esclusivamente economico. Innanzitutto abbiamo, come si può immaginare, il costo di un'eventuale perdita di dati. Quindi io ho nel mio database di processo tutta una serie di ricette dei miei prodotti. Se andassi a perdere queste tipologie di dati, è chiaro che ricostruire i dati ha un costo economico. Altro pericolo a cui possiamo andare incontro in ambiente di produzione è la perdita di know-how. Quindi tutto quello che è la mia conoscenza diretta nella produzione di prodotti specifici potrebbe andare a finire ai miei competitor e quindi mettermi un attimino in crisi anche dal punto di vista commerciale ed economico sul mercato. Ovviamente un altro rischio abbastanza banale è il fermo produzione, quindi anche qui abbiamo i costi dovuti a un eventuale attacco che può causarmi un fermo impianto e quindi un arresto produttivo. L'arresto produttivo e il fermo impianto non ha una conseguenza diretta, semplice, esclusiva alla mancata produzione, ma abbiamo anche il costo di tutte le ore dei lavoratori che abbiamo in azienda, che ovviamente si trovano a dover essere fermi e non poter produrre, intanto che si va a recuperare e a ripristinare la produttività del nostro impianto. Ultimo punto, ma non meno importante, è il fattore reputazione. Ovviamente la reputazione per alcune tipologie di aziende è essenziale. Possiamo immaginare, per esempio, non so, un'azienda farmaceutica, laddove dovesse uscire sul mercato un farmaco con componenti alterati a causa di come conseguenza di un attacco, di un cyber attacco, è ovvio che creerebbe dal punto di vista della reputazione a quell'azienda, e non solo dal punto di vista della reputazione, da questo punto di vista anche legale, un grosso, grosso problema. È ovvio che il mondo IT e il mondo OT hanno sempre lavorato su concetti molto, molto diversi. Solo ultimamente, anche in ambiente industriale, il concetto di cyber security è molto importante. E siamo arrivati nel corso degli ultimi anni a definire il concetto di cyber security in ambienti in produzione molto importante e non più, quantomeno, ignorabile. Cercando di fare proprio un passaggio molto veloce, volevo un attimino spiegare e cercare di far capire perché invece fino a qualche anno fa, fino a poco tempo fa, questo concetto di sicurezza veniva costantemente ignorato nel mondo produttivo. Il motivo è per lo più legato alle tecnologie che noi avevamo in campo. Ovviamente i bus di campo, i sistemi di comunicazione industriale in ambito di produzione, di reti di produzione, erano ovviamente bus di campo con tecnologie per lo più RS-485 e non permettevano l'interconnessione tra macchine, o quantomeno un'interconnessione ampia, soprattutto verso l'esterno. Quindi per i progettisti degli impianti di automazioni il concetto di security sull'impianto era inteso come evitare fisicamente l'accesso alla macchina, alla rete o al progetto installato su un sistema di controllo. Qui abbiamo un esempio del classico modello a piramide di quello che era il concetto con cui venivano implementate le nostre reti di automazioni, che venivano implementate ma che troviamo ancora
in alcune realtà. Ovviamente abbiamo alla base della piramide tutto quello che sono i vari sensori e i vari dispositivi in campo, che per comunicare devono passare attraverso una sorta di strade obbligate dal loro controller fino ad arrivare a un PC controllore per poi arrivare alla rete Enterprise. Quindi uno di questi sensori non poteva comunicare direttamente con la rete aziendale. Nel corso degli anni, per intorno agli anni 2000, nasce, per fortuna, il cosiddetto real-time Ethernet. Real-time Ethernet non è stato altro che un'evoluzione dei sistemi di comunicazione base di campo in ambiente industriale produttivo, che ha permesso l'implementazione dei protocolli real-time, che sono quei protocolli che vengono utilizzati in ambiente di automazione, su piattaforma Ethernet. Questo che cosa ha permesso? Ha permesso innanzitutto di modificare tutto quel concetto a piramide a cui eravamo abituati, trasformandolo in un concetto fatto a forma di cubo, laddove ogni singolo sensore ha la possibilità di comunicare direttamente con il cloud. Qui abbiamo poi tutta la vicenda legata ad Industry 4.0, che ha inserito negli ambienti industriali il concetto di estrapolazione del dato di ogni singolo sensore posto in impianto. Ovviamente tutte queste cose molto carine, molto diciamo che ci aprono la strada a delle tecnologie e dei concetti in ambiente di produzione nuovi e moderni, hanno però di contro ovviamente un piccolo problema legato alla cyber security. Perché? Perché la cyber security, come dicevamo prima, in ambiente industriale è un concetto che non ha seguito il concetto di cyber security delle reti IT, ma è un concetto che è rimasto un attimino dormiente e un attimino indietro proprio per un problema legato alle tecnologie che noi avevamo in campo. Per esempio qua in questa slide c'è un protocollo Profinet, che è uno dei protocolli di trasmissione e di comunicazione che possiamo trovare per lo più nella maggior parte dei nostri sistemi di automazione, proprio perché è implementato da Siemens. Questo protocollo, in una delle ultime sue evoluzioni, ha proprio permesso tutto quello che erano le richieste legate ai processi di Industry 4.0, grazie alla sua performance, di poter implementare direttamente sulle reti di automazioni altri protocolli di comunicazione. Ora, quando si parla di cyber security in ambiente IT, che è la cyber security che noi conosciamo, che siamo stati abituati e abbiamo imparato a conoscere, si parla di un sistema che mi dia la garanzia della sicurezza del dato e poi la sua disponibilità. Questo perché? Perché devo essere sicuro che chi sta accedendo al dato si tratta esattamente della persona che dice di essere, perché chi sta cercando di accedere al dato deve avere le autorizzazioni, devo essere sicuro che abbia le autorizzazioni ad accedere a quel dato. Dopodiché io posso rendere disponibile il dato a questo individuo. In ambiente di automazione industriale purtroppo questo non può accadere, ma è un concetto che è esattamente all'opposto di quello per le reti IT. In ambiente di automazione industriale abbiamo innanzitutto l'esigenza
della disponibilità immediata del dato. Dopodiché si va a verificare che il dato sia coerente e che io possa raggiungerlo. Questo perché? Perché quando si tratta di un pacchetto di comunicazione di un PLC che debba comandare un motore, viene da sé il concetto che io non posso far ritardare l'arrivo di quel pacchetto al motore, ma il dato deve arrivare in maniera cosiddetta real time, quindi in tempo reale. Viene da sé che questi due concetti un attimino si scontrano fra loro, generando anche una serie di problemi, perché i nostri cari responsabili degli ambienti di automazione industriali, come concetto primario, hanno il fattore che le reti funzionino nella miglior modo possibile, nel modo più aperto possibile, possibilmente, e con meno intoppi. Al contrario, le regole della cyber security dicono esattamente l'opposto. Qui nasce un altro problema, che è quello dell'identificazione della persona che si debba prendere cura e responsabilità delle reti in ambiente industriale, perché per proprio concetto e natura viene facile identificare in ambiente IT, quindi andando a recuperare il nostro IT manager, che è abituato già al concetto di cyber security per le reti dell'ufficio, e cerchiamo di trasferire un attimino quello che è il suo concetto, il suo know-how, anche alle reti di automazione. Ovviamente questo non è possibile per il motivo che dicevamo prima, quindi le differenze proprio della natura delle due reti, ma anche per una mancanza di conoscenza spesso delle reti di automazione industriali. Noi non possiamo pretendere che il nostro IT manager sia anche un esperto di comunicazioni di reti industriali. Noi abbiamo il nostro esperto, spesso legato anche alla manutenzione degli impianti industriali, che però è carente di tutto il resto dei concetti legati alla cyber security. Quindi viene da sé che la combinazione vincente per riuscire a implementare con dei criteri che soddisfino ragionevolmente la sicurezza, ma garantiscano il funzionamento delle reti industriali, debba essere un'attività coordinata di queste due figure. Qui vediamo un esempio per cui i concetti delle reti IT che noi conosciamo non possono essere applicati alle reti di automazione industriali, proprio per il discorso della disponibilità, della necessità della disponibilità immediata del dato, laddove in ambiente IT, nel momento in cui io lancio una stampa o debba accedere a un file su un server, in mezzo dal momento in cui io faccio la richiesta di questo file a quando io ce l'ho disponibile, un sistema che può essere un antivirus o un agente che fa un controllo sull'integrità del dato e quant'altro, può permettersi di ritardarmi la disponibilità del dato di anche qualche secondo. Se io lancio una stampa alla stampante, questa può stampare anche dopo 3 secondi, non è un problema. In ambiente industriale questo non può avvenire, sempre per il concetto che ribadivamo prima. Nel momento in cui il PLC manda un comando al motore di stop, immediatamente il motore si deve fermare. Non può esistere in mezzo niente che possa ritardare la consegna di questo pacchetto. Quindi qui nasce un ulteriore problema legato al fatto che le tecnologie che siamo abituati a utilizzare in ambiente IT per il controllo delle reti da un punto di vista della cyber security non può essere implementato sulle reti di produzione. Cosa, e dopo vedremo allora che cosa si può fare per ovviare, diciamo, a questa problematica. Prima di tutto però vorrei fare un excursus veloce di quello che sono le reali minacce che possiamo trovare in ambiente industriale. Questa piccola lista nasce da ovviamente la nostra esperienza in ambiente industriale, quando effettuiamo controlli e verifiche su reti di comunicazione di produzione. Spesso e volentieri
incappiamo in queste tipologie di minacce. La prima minaccia è una minaccia autoindotta, non siamo ancora nella cyber security effettiva, vera e propria, ma è più un fattore che spesso viene trascurato e soprattutto che noi vediamo dopo l'implementazione di Industry 4.0. C'è stata una corsa all'implementazione di Industry 4.0, per fortuna, le aziende hanno cercato di fare il passo da un punto di vista della tecnologia anche sugli ambienti, negli ambienti industriali, ha implementato tutta una serie di processi di prelievo dei dati direttamente dai sensori in campo delle nostre reti di produzione, ma questa implementazione spesso e volentieri è stata fatta in maniera veloce e non coerente con il sistema di comunicazione presente in impianto. Questo perché? Perché un'errata implementazione da un punto di vista topologico potrebbe o può creare dei problemi alla nostra rete solo esclusivamente per come noi l'abbiamo disegnata. Perché? Questo perché spesso mancano concetti e conoscenze dei propri impianti, delle tecnologie che si ha in impianto, e quindi si va ad auto creare dei problemi, a volte senza nemmeno rendersene conto. Quindi molto importante conoscere la tipologia della nostra rete di produzione e implementare tutto quello che sono le future legate anche alle nuove tecnologie in maniera coerente. Altra minaccia che noi troviamo spesso e volentieri in impianto sono access point wireless. Spesso e volentieri vengono installati in fase di installazione delle macchine, in fase di commissioning, quando ancora l'impianto è in fase di configurazione e di test, vengono installate all'interno dei cabinet, proprio per comodità magari anche dei softwareisti, per poter applicare delle modifiche al software senza dover aprire i quadri, spegnere gli impianti, eccetera, eccetera. Spesso e volentieri vengono dimenticati lì. Dimenticati, ovviamente, magari con un wifi totalmente open, quindi non nemmeno gestiti, vengono lasciati nei cabinet e nessuno più sa che ci sono. Noi ogni tanto, quando facciamo analisi sulle reti, ci accorgiamo della loro presenza proprio perché andiamo a cercare dispositivi non Profinet o non legati all'ambiente industriale sulla rete di produzione, e spesso e volentieri troviamo dispositivi di questo tipo installati nelle macchine che nemmeno il proprietario dell'impianto ormai sa più di avere. Altra minaccia che spesso e volentieri è trascurata, perché anche qui viene implementata per lo più per la comodità di programmazione e di manutenzione delle macchine, ed è la famosa porta Ethernet che noi troviamo sulle ante dei cabinet delle nostre reti di automazione. Chiaro che una porta Ethernet aperta senza nessun livello fisico di sicurezza e protezione ed esposta a chiunque possa passare di lì è una minaccia, perché quello è a tutti gli effetti un accesso diretto alla nostra rete di produzione. Altra minaccia trascurata, che anche questo è uno dei fattori che noi troviamo per lo più negli impianti, sono gli switch gestiti, messi in impianto e non configurati. Vero, corretta l'installazione di uno switch manager, perché in ambiente industriale fa la differenza da un punto di vista della performance di rete, quindi assolutamente sì agli switch gestiti. Ma installare uno switch gestito in rete senza configurarlo e senza cambiargli la password
viene da sé che mette a rischio tutta la nostra rete di comunicazione a un attacco man in the middle, per esempio, perché qualsiasi persona che riesca ad arrivare sulla nostra rete di comunicazione di produzione con le sue password classiche admin potrebbe prendere il controllo di uno di questi switch, dopodiché farci fondamentalmente tutto ciò che vuole: deviare il traffico, creare una porta di mirror, fermare l'impianto, eccetera eccetera eccetera. Le configurazioni delle interfacce, cioè le interfacce delle configurazioni dei dispositivi che noi abbiamo in campo, sono un'altra delle minacce più grosse che noi possiamo trovare negli ambienti industriali. Come diceva il mio collega Cancarini all'inizio, spesso e volentieri gli impianti di produzione vengono implementati, installati e poi, finché funzionano, difficilmente vengono toccati. Questo però a cosa ha comportato? I primi dispositivi, per esempio Profinet o comunque basati su Ethernet real time, avevano delle interfacce web di configurazione molto semplici, proprio perché difficilmente era possibile avere un accesso diretto sulla rete di produzione dall'esterno, in quanto le reti di produzione non erano nemmeno collegate tante volte alla rete aziendale. Quindi avere un'interfaccia web di configurazione con protocolli di sicurezza o insicurezze implementate dal punto di vista proprio del produttore non era necessario. Nel corso del tempo, negli ultimi anni, invece, questa esigenza ha portato i produttori a implementare sempre di più protocolli di sicurezza anche sulle nostre web server di accesso e configurazione ai nodi, proprio per l'esigenza di una protezione maggiore, dato che le nostre reti attualmente sono collegate spesso e volentieri con l'esterno. Il problema però sorge dal fatto che spesso i dispositivi che noi abbiamo in impianto non vengono molto volentieri aggiornati, proprio perché quando si fa un aggiornamento di un nodo di produzione che funziona, si ha sempre il dubbio che questa possa portare dei malfunzionamenti o degli impedimenti che possano poi creare intoppi alla nostra produzione. Ma dobbiamo tenere conto che se aziende del calibro di Siemens o altri loro competitor hanno investito un sacco di denaro per l'implementazione di questi sistemi di sicurezza, non aggiornare i nodi presenti in impianto con le ultime versioni firmware significa comunque vanificare innanzitutto il loro investimento dal punto di vista della cyber security, ma mantenere aperto l'accesso ai nostri device con un sistema di protocollo di sicurezza non adeguato ai rischi a cui siamo esposti. Altra minaccia sono le VPN, per esempio, dirette sugli impianti di produzione, perché è vero che la VPN è un sistema di comunicazione crittografato che passa attraverso internet e quindi è illeggibile e non può essere decifrato. Ma ricordiamoci che se non può essere decifrato, anche un sistema di analisi che avrebbe bisogno di analizzare il traffico non è in grado di farlo. Questo cosa comporta? Comporta ad avere un'attenzione anche all'utente che da remoto sta accedendo con la VPN, perché un dispositivo remoto compromesso con un accesso VPN è comunque un rischio concreto sulle nostre reti di automazione. Altro attacco che noi ogni tanto, quando facciamo le analisi, troviamo è il famoso attacco DOS. L'attacco DOS non è altro che un attacco alla nostra rete di produzione, che ricordiamoci, le reti di produzione industriale, a differenza dalle reti IT, hanno delle performance minori dal punto di vista della gestione del traffico di dati,
ma sono concentrate per lo più alla garanzia che la trasmissione dei pacchetti sia effettuata in real time. Quindi spesso e volentieri non sono in grado di gestire volumi di dati importanti. Un attacco DOS non è altro che un attacco che genera una sorta genera una molteplicità di pacchetti broadcast o multicast proprio con lo scopo di andare a saturare tutte le risorse della nostra rete di produzione, creando impuntamenti, fermi impianti e quant'altro. Per esempio qua i due picchi che noi stiamo vedendo nel grafico evidenziati non erano altro che dei PC collegati su una rete di produzione di una grossa azienda legata al mondo automotive, che siamo andati ad analizzare proprio perché avevano problemi di fermi impianti saltuari, non erano altro che dei PC collegati in rete affetti da ransomware che ogni 3x2 cercava di andare, cercava una porta di uscita sull'esterno per poter poi crittografare tutti i dati sugli hard drive dei PC collegati in ambiente prodotti di produzione. Per fortuna l'azienda è un'azienda molto grossa e quindi la loro rete di produzione non aveva accessi esterni. Ma pensiamo a cosa sarebbe successo se uno dei manutentori, per esempio, di un'isola robotizzata, avendo la necessità di aggiornare il proprio software o un firmware di uno dei suoi nodi, avesse col suo bellissimo modemino 3G collegato l'impianto in rete. Il rischio sarebbe stato quello che in quel momento si fa ad aprire una porta sull'esterno della rete e quindi il nostro ransomware avrebbe potuto crittografare i dati di questi PC, che non erano pochi, nel senso che erano comunque 60-70 PC. Vi lascio solo immaginare il disastro dal punto di vista del fermo produttivo e il tempo che ci sarebbe voluto poi per ripristinare tutte quante le macchine in ambiente produttivo. Quindi molto importante anche qua non trascurare gli accessi che noi diamo ai manutentori, soprattutto anche legate alle manutenzioni da remoto, ma cercare di veicolare l'accesso alle nostra rete di produzione in maniera controllata. Quindi sarà compito del nostro IT manager creare delle reti presenti in ambiente di automazione che possono essere utilizzate dai manutentori quando ci sono da effettuare attività di questo tipo, evitando che si utilizzino metodi personali. Come ci si può difendere da tutti questi problemi? La cosa più semplice è la conoscenza della propria rete, quindi sapere come è fatta la propria rete di produzione e soprattutto sapere qual è la tecnologia che noi stiamo utilizzando. Una volta che noi abbiamo la consapevolezza della tecnologia che abbiamo in campo, allora può seguire la formazione specifica del personale addetto alla gestione dei nostri impianti di produzione con la conseguente scelta degli strumenti. Ovviamente ci sono dei sistemi di sicurezza implementabili anche in ambiente industriale, di automazione, firewall, così come i firewall che operano in ambiente IT, anche in ambiente di automazione necessitiamo la presenza di firewall per poter permettere la segmentazione delle reti e la gestione dei passaggi della comunicazione solo esclusivamente laddove ne abbiamo effettiva esigenza. Qui ci sono degli esempi su cui non sto a soffermarmi di segmentazione e di utilizzo dei firewall sulle reti industriali. Passiamo alla formazione specifica. Come dicevamo prima, la conoscenza della tecnologia in campo ci permette attraverso la formazione, ovviamente legata alla specifica tecnologia che noi stiamo utilizzando, permette di raggiungere un corretto livello di consapevolezza sia sul funzionamento delle reti, sia su quello che sono i rischi
che tale tecnologia, a cui tale tecnologia è esposta da un punto di vista della cyber security. Esistono dei dispositivi di analisi, CSMT per esempio ne ha uno, che è quello che utilizza anche per fare le certificazioni di rete, che permettono l'analisi in real time di tutto il traffico presente sulle reti di automazione. L'analisi delle reti di automazione, come per esempio in questo caso, ci può permettere di individuare picchi anomali di traffico presenti sul nostro sistema di automazione. Perché in ambiente di automazione industriale il traffico dati deve essere quasi scolpito nella pietra, nel senso non possono esserci variazioni del traffico presente sui vari trunk della nostra rete di automazione. Perché? Perché l'automazione industriale, lavorando in real time, ha bisogno di una specifica configurazione del PLC rispetto ai nodi presenti in rete, e lo scambio e il data exchange avviene in una maniera specifica già pre-configurata. Quindi non possono esserci traffici anomali, livelli di traffico anomalo sui nostri sistemi di produzione. Ovviamente questa era solo un volo radente su quello che sono i concetti della cyber security in ambiente industriale. Viene da sé che la cosa più importante in questo momento è essere assolutamente consapevoli di ciò che si sta utilizzando in ambienti di produzione e di quanto, di che livello di esposizione abbiamo della rete di produzione nei confronti degli attacchi, nei confronti di attacchi, in questo caso informatici. Io ho finito, non so se ci sono delle domande. Bene, Daniele, non vedo delle domande, però so che Giancarlo voleva fare un intervento. Sì, se mi dai il video, per favore, ho una slide da far vedere a completamento di quanto diceva Daniele. Adesso te lo... Ok. Ok, ora puoi condividere. Perfetto, allora... Solo per, diciamo, per completare l'ottimo intervento di Daniele, scusate perché ho sbagliato clamorosamente, vado avanti, eccolo qui, ok. Volevo farvi vedere questo schema che riassume quanto detto da Daniele poco fa, ma vi dà anche un esempio di quella che è la complessità dei ragionamenti che stanno alla base nel momento in cui si ragiona tra IT e OT. IT sta nella parte alta dello schema e l'OT sta nella parte bassa. Vedete che ci sono varie possibilità, perché le nostre aziende hanno diverse complessità dal punto di vista delle operation, perché hanno diversi sistemi, per esempio, potrebbero avere diversi sistemi, non un unico sistema, per esempio, di connessione tra le varie macchine, non un unico sistema informatico a sostegno, c'è chi usa un MES di un'azienda, poi usa un altro sistema di un'altra, poi rileva i dati per la manutenzione di un'altra ancora, poi hanno la possibilità di collegare dall'esterno le società che ne fanno la manutenzione, eccetera, eccetera. Tutto questo va inserito all'interno di un contesto controllato e governato. Io prima vi ho detto, quando parlavo di responsabilità e di sostenibilità, intendevo proprio questo. Vedete che questo è uno schema che sembra estremamente complesso, ma di fatto è la riproduzione di quanto avviene nelle nostre aziende, è più o meno complesso, più o meno ampliato, più o meno, però è questo. Quindi ho un lato, un livello alto, che è quello dove stanno i server con tutta la parte gestionale, eccetera, eccetera, un livello di IT gestito dalla parte uffici, progettazione, bla bla bla. Poi c'è una separazione che ci deve essere tra questi ambienti, è già stato detto, quindi devo segmentare e separare un ambiente dall'altro e soprattutto poi devo governare l'ambiente che sta sotto. Capite che in questi livelli di complessità, per tornare al ragionamento fatto precedentemente, non posso pensare che ci siano solo una, due, tre persone in tutta l'azienda in grado di governare un sistema di questa complessità. È fondamentale il concorso di tutti. Lo torno a ribadire semplicemente per farvi capire che
in situazioni di complessità come quelle che stiamo vivendo, lasciare o pensare di lasciare in mano il governo a solo a qualcuno vuol dire commettere un grave errore. Cioè, ci deve essere un concorso da parte di tantissime componenti dell'azienda, dal direttore di produzione al responsabile della manutenzione, da chi pianifica la produzione a chi progetta i sistemi. Tutti devono concorrere e devono avere security by design, ecco che torna il GDPR, chiaro che bisogna pensare prima agli aspetti relativi alla cyber security, non dopo, dopo potrebbe essere troppo tardi e mi taccio, grazie. Ho finito, Alice, eh? Sì, eccoci, eccoci. Grazie. Bene, direi che siamo in orario perfetto. Vedo che la mia collega Linda vi ha condiviso tramite la chat il questionario per sapere appunto se vi è piaciuto questo webinar e se avete esigenza di approfondire alcune tematiche. Vi manderemo nel primo pomeriggio tutte le presentazioni e anche la registrazione se desiderate appunto rivederla. Se non ci sono altri commenti da parte dei relatori o particolari domande dal pubblico, possiamo terminare. Io ringrazio tutti per la partecipazione, i partecipanti e i relatori per la disponibilità e i loro interventi interessanti. Ciao a tutti, alla prossima. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie a tutti, arrivederci.